dopo la conferenza stampa del Ministro, che mi sembra di aver risposto in maniera molto adeguata, lo vedo bello carico e determinato per domani sera. Domani ci sarà una novità, l'Arezzo torna ad avere il suo giornalino, una faccetta, che, il classico giornalino, insomma, che farà compagnia ai tifosi prima e subito prima della partita, insomma, è un segno di appartenenza, un periodico che volevamo e ci abbiamo messo un po' di tempo perché, come sapete, la carne al fuoco è tanta, quindi per forza di cose dovevamo dare delle priorità. Ci piace, quando facciamo le cose, cercare di farle al massimo delle possibilità, quindi abbiamo atteso fino ad ora proprio perché le condizioni ideali per poter iniziare erano queste. Siamo soddisfatti della scelta anche del nome, perché la scelta del nome è un po' in linea con quella che era la nostra politica, una politica, insomma, di recupero della nostra tradizione, della nostra storia, quindi senza andare a inventare qualcosa di particolare abbiamo ripescato uno di qualche nome che c'era, ma direi secondo me uno dei più significativi, che è Iboato, che tra l'altro poi ci riporta, insomma, anche alla mente, insomma, chi è stato che l'ha fondato, un collega che noi tutti conoscevamo e del quale eravamo amici, che è Mario D'Ascoli. Proprio per questo il giornalino riporta proprio, anzi ringrazio proprio la famiglia che ci ha permesso di poter utilizzare il logo, riporta proprio il vecchio logo che ci aveva, e ovviamente non potevamo non menzionare che era fondato da Mario D'Ascoli. È un giornalino normalissimo, non ha pretese particolari se non quella di riportare le classiche notizie che vengono date prima di una partita, quindi l'avversario di turno, ci sarà un articolo a girare sul personaggio, e poi parleremo di settore giovanile, perché insomma il settore giovanile è un altro, diciamo, fiore all'occhiello che noi abbiamo per come siamo partiti. Eravamo partiti da zero, oggi abbiamo 6 squadre, l'obiettivo è di aumentarle, quindi insomma il settore giovanile deve avere una sua visibilità, non è che non ce l'abbia, perché nei siti, nel nostro sito ufficiale, su Facebook, insomma, abbiamo uno staff estremamente professionale che è qualificato, che riporta tutte le notizie, ma il giornalino, magari per quelli che sono lo zoccolo duro, che parlano solo di prima squadra, può essere anche un modo per far capire a qualcuno qualche risultato e, perché no, magari anche solleticare un po' di curiosità e far sì che magari qualcuno un sabato possa andare a vedere la partita della Beretti piuttosto che degli allievi. Ovviamente questo primo numero non poteva avere l'apertura che nel ricordo di Mario, perché era logico che fosse così. E dopo dentro, niente, ci sono i servizi della Cremonese, il settore giovanile, e ogni edizione casalinga avrà ovviamente dei sponsor che saranno determinanti per l'uscita di questo periodico, e ci saranno dei temi da sviluppare. Nel prossimo posso già anticiparvi che ci sarà ovviamente l'intervista con il presidente, che correrà Luca Caneschi, presidente che per motivi di lavoro era fuori, quindi volevamo, è comunque venuto ad Arezzo in settimana, lo sapevate, gli abbiamo comunicato questa notizia, è rimasto molto contento, infatti abbiamo riportato proprio una sua foto nell'articolo di apertura, perché insomma anche questa per lui è un motivo di grande soddisfazione, insomma, quando andiamo specialmente in campi blasonati avversari, questi giornalisti ci sono sempre, insomma Arezzo ha comunque la sua storia, la sua tradizione, ed era giusto che ce l'avesse anche l'Arezzo. Da oggi c'è, quindi c'è, da domani c'è, speriamo che tra l'altro sia un battesimo per questo giornalino importante, visto che giochiamo una partita non della vita, ma insomma sicuramente una partita che segnerà quello che sarà poi il cammino futuro dell'Arezzo, e quindi niente, soltanto questo. Dobbiamo